Ciao a tutti, sono Erika. Questa settimana che sta per venire sarà una settimana veramente caotica perché devo fare 3.000 cose diverse, vabbè, come sempre. Però in più ho verifiche tutti i giorni e tipo mercoledì sclererò perché ho due interrogazioni e due verifiche scritte e io non ho la più pallida idea di come fare. Viva il trimestre! In ogni caso, non ho molto tempo per preparare questo video e mi è venuto in mente che al posto di farvi la recensione della solita graphic novel che ho letto questa settimana, che è una graphic novel di Ratman, poi ve la faccio vedere tra poco, ho detto: ma sai Erika, ci sono un po' di libri che ho iniziato a leggere negli ultimi 2 anni che non è ancora finito. Magari sarebbe il caso di vedere un attimo quali sono e di decidere quali bisognerebbe leggere durante le vacanze di Natale. E niente, quindi questa sarà una lista di libri che ho iniziato negli ultimi 2 anni che devo ancora finire. Giusto per farmi un'idea di che cosa mi aspetta durante queste vacanze, perché voglio assolutamente riuscire a leggere tanto, tanto, tanto e recuperare, anche perché rispetto all'anno scorso ho letto veramente poco e me ne vergogno veramente tanto, perciò devo assolutamente rimediare. Allora, inizio questo aggiornamento sulle letture partendo dal Wrap Up di novembre 2016, che è stranissimo dirlo perché io non faccio un Wrap Up, ho una TBR da tipo 3 secoli. Però diciamo che vi ho tenuti aggiornati con le graphic novel che ho letto negli ultimi 2 mesi, perché mi sono data alle graphic novel, e a parte le due di Zero Calcare, quelle di Lovecraft e quella di Ruge, ho letto Il Signore dei Ratti di Leo Ortolani. In realtà questa non so se si possa definire una vera e propria graphic novel, però diciamo che sto leggendo un po' tanti fumetti che non sono i soliti comics americani e che non sono manga. Devo dire che io avevo qualche pregiudizio su Ratman perché, se non mi ricordo male, quando ero piccola c'era un cartone di Ratman che davano tipo in TV e a me non piaceva per niente, lo trovavo stupido. Però leggendo questo fascicolo qui mi sono ricreduta, le battute mi sono piaciute veramente tanto, poi comunque conoscendo già la storia, anche se devo assolutamente recuperare i libri del Signore degli Anelli perché ho letto L'Hobbit, il Signore degli Anelli l'avevo iniziato a leggere, poi l'ho dovuto abbandonare perché ero in periodo di esami di terza media quando lo stavo leggendo. Ed è assolutamente una trilogia che devo recuperare perché è la trilogia su cui si basa praticamente tutto il mondo del fantasy moderno. Ma vabbè. In ogni caso, se siete appassionati del Signore degli Anelli, vi consiglio assolutamente di leggere questo volumetto. E niente, non ho tante altre cose da dire, appunto. A parte che è divertente, si legge molto in fretta ed è bellissimo. Inoltre, ho iniziato a fare un corso di teatro con la scuola e ho letto due opere greche, una è una tragedia e una è una commedia. La prima opera che ho letto è una tragedia, appunto, e si chiama Le Supplici ed è di Eschilo, o Eschilo, oddio, non mi ricordo l'accento, scusatemi, io con i nomi greci sono veramente, veramente negata, più che con tutti gli altri nomi stranieri. Comunque è una tragedia, parla di alcune donne che devono fuggire dal loro paese, però sinceramente non mi ha colpito particolarmente, l'ho trovata un po' noiosetta, ecco. Infatti, con quelli di teatro abbiamo deciso di non fare quell'opera lì perché non ci ispirava più di tanto. E allora abbiamo deciso di fare Lisistrata per ora, che è di Aristofane. Questa è una commedia, è molto divertente, però è basata tutta su doppi sensi a sfondo sessuale. Tant'è che c'è stato bisogno di depurare l'opera un bel po' perché sennò era troppo allusiva, però fa veramente ridere e io la trovo molto girl power e quindi ve la consiglio da leggere se siete interessati al teatro greco. Per concludere la parte Wrap Up vi faccio vedere un volume che sto ancora leggendo ed è ovviamente un volume di Zero Calcare, perché sì, ovviamente devo leggere tutto di Zero Calcare ed è Dimentica il mio nome e sono più o meno a un terzo di questo volume che è più grande rispetto agli altri. Anche qui si trattano comunque temi piuttosto pesantucci perché Zero Calcare affronta la malattia della nonna e quindi beh, ovviamente non è una cosa facile. Finora quello che ho letto mi sta piacendo tantissimo come sempre e niente, vi ho già parlato abbastanza di Zero Calcare nell'ultimo mese, credo. Passiamo dunque alla mia TBR per dicembre. Allora, dato che sono una pessima studentessa, devo ancora finire di leggere due libri
che mi avevano dato da leggere per le vacanze estive, perché ovviamente mi sono messa a leggere tutt'altro e quindi questi li ho dimenticati un po', anche perché abbiamo rimandato le verifiche su cui, che dovevamo fare su questi libri. E quindi sto parlando di Madame Bovary di Flaubert e Gli indifferenti di Moravia. In realtà li ho già letti però in maniera molto veloce, non mi ricordo praticamente nulla e quindi devo per forza rileggerli e segnarmi le cose, perché sennò sarà un bel problema durante le interrogazioni. Tralasciando l'ambito scolastico, 1 o 2 anni fa ho iniziato a leggere questo libro, Winter Girls, così leggere da bucare le nuvole. Credo fosse tipo il 2015, però non ne sono sicurissima. Qua dentro c'è un calendario del 2015, ma comunque, boh. In ogni caso l'avevo iniziato a leggere più o meno in questo periodo dell'anno, comunque in inverno. Era una lettura che mi ispirava molto. In realtà io non avevo visto recensioni su YouTube prima di comprare questo libro. Semplicemente costava molto poco. Infatti qua c'è scritto che costava 5,90 euro. E scusate se sentite dei rumori strani sottofondo, mio padre che sta facendo lavori per il trasloco. Comunque, appunto, costava molto poco. Io ho dato un'occhiata, la copertina mi ispirava. Ho letto le prime pagine e in pratica questo è un libro che parla di anoressia, è scritto in maniera molto particolare e all'inizio mi aveva preso molto, però poi era una tematica troppo pesante per me e è tuttora in realtà, perché comunque conosco persone che soffrono di questo problema e mi vedo in loro e mi fa stare male leggere queste cose, però proprio per questo voglio capire, cerco di informarmi comunque. Anche per potergli essere un po' d'aiuto, anche solo un briciolo. E niente, quindi mi è venuta voglia di rileggere questo libro e di finirlo. Sarà difficile perché appunto è molto pesante per certi versi, è scritto in maniera strana. Per esempio, alcune volte le frasi sono cancellate, l'inizio dei capitoli è segnato con una bilancia. Ci sono delle pagine in cui le parole si ripetono 300 volte, eccetera. Vediamo se questa volta riuscirò a finirlo e riuscirò ad apprezzarlo come hanno fatto tante altre persone, ecco. Poi, giusto perché a me piace molto piangere a quanto pare, ho deciso di riprendere a rileggere Nicholas Sparks, di cui in realtà non ho mai letto un libro per intero, però l'anno scorso una mia amica mi ha regalato La risposta nelle stelle, di cui io avevo visto il film al cinema. Il film mi era piaciuto tanto, solo che adesso non mi ricordo neanche più la trama, per cui penso che leggere il libro sarebbe una buona cosa, anche perché comunque Nicholas Sparks volevo leggerlo tipo dalla terza media e ancora non sono riuscita a trovare il tempo per farlo, però comunque è un autore molto famoso, quindi anche solo per avere un'idea di come scrive penso che sia il caso di leggerlo, e se non lo faccio a quest'età in cui tratta tematiche che mi sono più vicine non ha molto senso farlo magari a 50 anni per dire, per cui l'avevo iniziato, ero tipo pagina 12, quindi vabbè, avevo letto pochissimo, però magari questo inverno, durante le vacanze, dato che non avrò granché da fare, mi metterò nel letto con una cioccolata e lo leggerò e piangerò molto, come con tutte le storie di Nicholas Sparks, vabbè. Altro libro che l'anno scorso mi è stato regalato per il mio compleanno è la biografia completa e aggiornata di Taylor Swift, scritta da Liv Spencer. E questo libro mi piaceva tantissimo, io sono più o meno a metà. Solo che poi per impegni vari ho dovuto smettere di leggerlo, ma il problema è che devo assolutamente finire di leggerlo, perché a parte il fatto che io amo Taylor, però il fatto è che la mia crisi esistenziale ha avuto inizio quando ho iniziato a leggere questo libro, perché io ho visto quante cose Taylor stava facendo quando era più piccola, aveva la mia età, e mi sono sentita completamente inutile e molto molto indietro, diciamo, e avevo un sacco di voglia di fare perché volevo recuperare, volevo fare un sacco di cose. Solo che, non so, mi ha fatto sentire così tanto inferiore che ci sono rimasta veramente male, nel senso che dubitavo di me stessa per qualsiasi minima cosa. E quindi è una sfida contro me stessa riuscire a finire questo libro e magari trarne ispirazione. Lo so che è strano il mio discorso, però dovete capire che io sono una persona che, a parte il fatto che sono strana, però rifletto molto sulle cose che leggo, sulle cose che mi dicono e ci penso veramente tanto, 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 tanto. Quindi a volte mi faccio venire problemi enormi per magari questioni ridicole, banali, stupide, che si possono risolvere in 448. Lo so, capitemi. Invece, a inizio ottobre avevo comprato questo volume
tratto da Sword Art Online, che è il primo della serie, e l'avevo iniziato a leggere, anche qui ero tipo a pagina 10, però poi l'ho dovuto interrompere per altri impegni, poi c'è stato il mio compleanno, ho iniziato a leggere altro, eccetera. E niente, devo leggerlo perché mi manca troppo Sao. Tra l'altro, nel 2017, in primavera, dovrebbe finalmente uscire il nuovo film di Sao e io non vedo l'ora, solo che sarò tipo stracolma di impegni e non saprò quando vederlo, però non importa perché esce il film e io devo vederlo e... Mio Dio, sclero. L'ultimo libro che vi mostro invece è un libro che io avevo iniziato a leggere tipo... alle medie, è un libro che andava tanto di moda, l'avevano regalato a mia madre e lei però poi ha smesso di leggere perché ha problemi un po' alla vista e quindi si scoccia a leggere i libri scritti molto piccoli mentre magari preferisce le riviste eccetera. Allora l'avevo iniziato a leggere io perché avevo ancora un sacco di tempo, mi stava piacendo veramente tantissimo, le tematiche erano qualcosa di non so, molto profondo e mi sentivo molto attratta loro perché in questo libro si parla anche di cultura giapponese ed è stato grazie a questo libro che ho scoperto che cosa fossero gli haiku, per esempio. Sono assolutamente curiosa di sapere come sarebbe andata a finire la storia, il problema è che poi non mi ricordo per quale motivo l'ho accantonato e ovviamente avendo smesso di leggerlo per un po' mi sono dimenticata molti dei dettagli, i nomi dei personaggi eccetera, per cui dovrei proprio ricominciarlo da capo. E sto parlando dell'eleganza del Ricci di Muriel Barbery. Negli ultimi 2 mesi mi è capitato di leggere di nuovo recensioni dell'Eleganza del Ricci, quindi mi è rivenuta voglia di leggere questo libro e penso che questo periodo dell'anno sia un momento adatto anche perché ci sono delle tematiche che, come ho detto prima, mi toccano ancora adesso e niente, penso che mi farebbe bene leggerlo in questo periodo. Niente, questi erano tutti i libri che volevo mostrarvi in questo video, quelli che ho letto nell'ultimo periodo, quelli che spero di riuscire a leggere magari se non entro dicembre, entro i prossimi 3 mesi. Fatemi sapere se voi li avete letti, che cosa ne pensate come al solito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!